Sai di testa in qualche modo, poi da centrocampo arriva il gol straordinario da fuori, ha armato il destro ed ha segnato Mussoni. Va a mantenere in gioco questo pallone, palla che rotola fuori, altro tocco, sbaglia il difensore, poi un rimpallo, arriva con il piattone ma para Solferino. Ora un campanile sul lato destro del campo, un paio di rimpalli, poi alla fine la Meg non riesce a spazzare, arriva il tiro dalla distanza, bravo ancora una volta Solferino a dire di no. Comito, lancio lungo, al colpo di testa, si era coordinato bene, non ha schiacciato però verso la porta avversaria Ronconi. Però a Solferino che rischia un po', alla fine allarga sulla destra, sulla sinistra, c'è un lancio lungo, ancora Venanzi la tocca soltanto per un attimo, arriva il mancino, si stende e para Colasanti, si prende un il tocco di Solferino, palla che rimbalza centralmente, ancora buona, cerca un'altra magia e prende la traversa incredibilmente Mussoni. Tra le linee riesce ad andare via, uno contro uno con il portiere, lo batte, segna Mussoni. Una serie di colpi di testa, vuole correre Musai, prova a mettere giù questo pallone, ci riesce, uno contro uno, riesce al centro a trovare sempre pronto e presente tra le linee Mussoni, che strozza questo tiro e mette il pallone fuori. Palla corta che viene spazzata un paio di volte, alla fine rischia di uscire Tortolano, palla a terra, ne approfitta con il mancino, incrocia bene e segna Venanzi. Calcio d'angolo, ci crede il Meg. Aspetta! Calcio d'angolo battuto sul primo pallo, palla che si alza, rimane buona per il destro di Venanzi, palla alta. Fare via, ci riesce per un primo momento Musai, c'è Mussoni lì vicino, riesce a toccarla verso Sambini che vorrebbe un movimento da parte di Mussoni, preferisce ricominciare con il destro di Tortolano che sfiora il palo. Scuola Lido batte per 2-1 il Meg ed è la prima finalista della Supercoppa.